diciamo, me compreso, li stiamo mettendo da parte, quindi sono quei momenti in cui veramente poi uno tiene vivo quel sentimento, quell'ideale. Mi voglio dire, lasciare un attimo il discorso che faceva. Io sono veramente, come dire, mi sento orfano in consiglio comunale, perché non avere Luca Ciancarelli in consiglio comunale per me significa non avere veramente uno dei più forti rappresentanti della legalità, della trasparenza, della coerenza, della correttezza. Oggi purtroppo ci troviamo a combattere contro un'amministrazione che a me piace ricordarlo proprio per legarci a questi che sono gli ideali, e mi piace molto il manifesto quando dice fuori la mafia. Questa è un'amministrazione che non più di 6 anni fa è stata sciolta per infiltrazione camorristica. Oggi il deus magica di questa amministrazione si chiama Democratico, dove l'onorevole Landolfi ricorderà bene quando vedrà, fece una interrogazione parlamentare per rilevare un ruolo di convivenza, da parte di questo ex senatore che attualmente è. Citavo giusto come è arrivato giustamente la decisione a pennello, un'interrogazione parlamentare che proprio l'onorevole Landolfi fece qualche anno addietro, dove citava, ahimè, rapporti strani che attualmente il deus magica di questa nuova amministrazione aveva, e che quindi io credo che veramente oggi la parola fuori la mafia debba essere portata anche in questo consiglio comunale, con una lotta che non è solo da parte di chi è presente in consiglio comunale, ma anche di chi è all'esterno e di chi ci si augura che ben presto possa entrare in consiglio comunale, perché veramente, guardate, riuscire a combattere contro certi sistemi, contro certe logiche non è semplice, e solo con la presenza di persone come Luca si può fare. Io ripeto, mi sento orfano in questo consiglio comunale, non avendo la presenza di un tanto di Luca. Grazie.